Leader mondiale nello sviluppo di sistemi tecnologici che migliorano la guida e soprattutto più in generale la vita, l'azienda tedesca Bosch, come dicevamo, ha di recente presentato i dati di bilancio della filiale italiana. Scopriamo quindi insieme i risultati raggiunti nell'ultimo anno. Se vogliamo realmente capire l'andamento del mercato auto in Italia e nel mondo, dobbiamo osservare da vicino le aziende leader che forniscono le tecnologie di sviluppo. Bosch indubbiamente rappresenta un significativo indicatore, un colosso con un fatturato di 49 miliardi di euro all'anno e 360.000 collaboratori. È radicata nel territorio italiano da oltre 100 anni. Oggi impiega 5.800 uomini con un fatturato di 1,8 miliardi di euro. Il nostro si conferma uno dei mercati più importanti a livello mondiale. Ebbene, la notizia è che per quanto riguarda il 2014 i segnali sono positivi. Si parla di un incremento del 6%. In particolar modo il settore legato all'automotive è cresciuto sensibilmente. Un risultato dovuto al business legato sia a componenti e tecnologia, sia a quello relativo ai ricambi. Ma quali sono le nuove soluzioni e tendenze del settore? Lo abbiamo chiesto all'amministratore delegato del gruppo Bosch Italia, Gerhard Dambach. Il settore che oggi in Italia realizza quasi il 60% del nostro fatturato sono circa 3.000 persone, quasi la metà dell'organico che stanno lavorando solo per l'automotive. Questo settore attualmente sta subendo un cambiamento molto forte sia per quanto riguarda l'iniezione tradizionale, che sta diventando adesso anche per i motori a benzina l'iniezione ad alta pressione. Abbiamo tanti nuovi sistemi che aiuteranno per rendere le macchine più autonome in futuro. Questa è una seconda area che ci aiuta tanto. E poi naturalmente anche lo sviluppo positivo del gruppo Fiat, che sta utilizzando la sua tecnologia italiana adesso anche per le macchine dei marchi Chrysler e Jeep, che utilizzeranno tutti i motori che sono stati sviluppati in Italia, e qui naturalmente siamo anche parte del progetto. L'incremento del fatturato è stato aiutato anche da un settore in espansione, come quello delle due ruote. Noi tradizionalmente siamo sempre stati attivi nel mondo delle due ruote. Adesso abbiamo deciso di incorporare tutte queste attività in un settore per rendere possibile anche lo sviluppo di sistemi che nel passato per i two-wheelers non erano molto richiesti, ma in futuro anche lì vedremo dei cambiamenti e vedremo sistemi che conosciamo già dall'automotive anche nel mondo delle moto. Da sottolineare il grosso impegno di responsabilità sociale che Bosch ha deciso di intraprendere in prospettiva di diminuire la disoccupazione giovanile. Allenarsi per il futuro, questo il nome del progetto, propone il sistema tedesco di alternanza scuola-lavoro e agisce sul territorio italiano in collaborazione con enti, istituzioni e scuole.